Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Io sono Alessia e questo è Polvere di Viole. Scusatemi per l'assenza prolungata, quest'estate è veramente volata in un batter d'occhio e non ho avuto modo di registrare, quindi scusatemi e grazie a tutte le persone, a tutti gli amici che mi hanno contattato per chiedermi cosa che fine avessi fatto. Però adesso sono qui e vorrei parlarvi ancora di profumi per l'estate. Voi vi chiederete, ma come? Praticamente sta per arrivare l'autunno, tra pochissimo entrerà l'autunno. Ebbene, sì, è vero, però sia perché appunto l'idea di abbandonare, di dire arrivederci all'estate non mi piace granché, sono sicura che a molti di voi non piacerà come me, è che perché in effetti ci sono 30 gradi, ho ancora un po' di abbronzatura e ci sono diversi profumi di cui non vi ho parlato completamente e quindi ho detto perché no, perché non parlare ancora dell'estate, ancora dei profumi dell'estate. Magari in maniera appunto rapida, in maniera tale da non soffermarmi troppo e fare una... diciamo un po' una carrellata rapida di alcuni profumi che sono però secondo me delle chicche che dovete conoscere sempre che non li conosciate già. Allora, rispetto alle previsioni, rispetto appunto al video precedente, devo dire che in effetti alcuni profumi che ho usato tantissimo e di cui in certi casi ho anche abusato sono stati il Fleur Fatale di Kim Kardashian, che di fatale non ha granché, dalla sobrissima boccetta, da questa boccetta molto sobria, però devo dire che la fragranza è molto buona, è un profumo fondamentalmente alla rosa, o comunque alla peonia, che ricorda il sentore dell'acqua di rose, è molto molto gradevole, è molto delicato ed è uno dei toilette, ha un costo veramente contenuto per una brocca di profumo, cioè veramente tanto insomma, ed è anche abbastanza compatta e solida questa boccetta, che è particolare indubbiamente, ma soprattutto la fragranza è molto molto buona, che consiglio alle amanti della rosa, però anche alle amanti della peonia, in generale dei profumi delicati e fioriti. Questo profumo è perfetto per le temperature alte e quest'anno, almeno in Sicilia, l'estate è stata non calda ma rovente. Perfetto secondo me anche per la primavera e in generale non vorrei, secondo me non bisogna stagionalizzare in maniera ferrea i profumi. Ogni qualvolta si ha la necessità, il bisogno o semplicemente la voglia, il desiderio di un profumo alle rose, delicato, inoffensivo, che non disturba, io direi, vi consiglio di provare Fleur Fatale di Kim Kardashian. Nella piramide ci sono tante altre note, come ad esempio la violetta, però vi devo dire la verità, io sento solo un gradevolissimo sentore di profumo alla peonia o alla rosa, molto molto buono. Beh, un altro profumo che ho usato tanto effettivamente è stato Lavandula di Penaligons. Io amo la lavanda, su di me ha in effetti un effetto molto calmante e rilassante. E questa fragranza l'amo particolarmente perché, oltre ad avere appunto la nota di lavanda, che è la nota principale, è anche un profumo aromatico con una nota fresca, per esempio di basilico, contiene anche delle note di ambre, di vaniglia, che vanno proprio a riscaldare la fragranza, vanno ad ammorbidire la nota della lavanda e a renderla un po', diciamo, un'interpretazione un po' diversa rispetto alla classica colonia English Style, appunto la lavanda. Veramente adorabile e sicuramente adatto alle temperature alte, con un abito di lino, con un abito in pizzo sangallo, insomma è un profumo molto elegante e che non passa comunque inosservato, bellissimo. Un'altra fragranza di cui voglio parlare, che ho usato tantissimo, anzi ne ho abusato di questa, che non ho in questo momento ma vi faccio vedere la boccetta qui in video, è uno dei toilette, anzi è un'acqua profumata in realtà, di Yves Rocher. E fa parte di una linea, di tutta una linea che comprende ad esempio il bagno schiuma, la lozione per il corpo, il sapone, che io veramente amo molto, moltissimo, ed è a fiori d'arancio e alla mandorla. È una fragranza molto estiva che a me ricorda tanto i sentori, gli odori della Sicilia, perché è principalmente un profumo appunto alla zagara, ai fiori d'arancio, è con una, diciamo, un leggero sentore di mandorla, che però non è una mandorla gourmand da confetto, secondo me è più un sentore leggermente amaro che smorza la dolcezza dei fiori d'arancio. Davvero molto bella questa linea, l'acqua profumata si comporta in certi casi, cioè si comporta secondo me come certe eau de toilette,
perché non svanisce in un batter d'occhio, ve la sentite addosso, vi rinfresca, un effetto rigenerante, quindi io ve la consiglio. Anche in questo caso non mi sento di, diciamo, limitare l'uso di questi profumi, di questo profumo al solo inverno, secondo me, anzi scusatemi, alla sola estate, perché secondo me, perché no, anche l'inverno dopo una doccia, utilizzando il sapone o comunque il bagnoschiuma, io penso proprio che si potrebbe anche utilizzare questa acqua profumata per sentirsi a posto e puliti, insomma, bene. Un altro profumo di Yves Rocher è invece Matin Blanc. Questo è proprio un eau de parfum, ma anche qui un profumo agrumato, abbiamo delle note di fiori d'arancio, abbiamo il neroli, quindi anche in questo caso è una fragranza fresca, agrumata, sicuramente dà il meglio di sé in estate, però anche in questo caso perché non utilizzarla anche in altri contesti se si desidera. È una fragranza che è estremamente gioviale, dà sicuramente la sensazione di un mattino soleggiato, estivo, perché no, magari nei pressi di un frutteto, di un agrumeto, di un aranceto ad esempio, con dei panni stesi al sole, quindi con questa luce che si irradia tutto intorno. È una fragranza molto bella, molto, molto gioviale, molto fresca, perfetta secondo me per il giorno, ma perché no anche per la sera. Vi dà una sensazione di benessere, energizzante, e anche secondo me è una fragranza che mette di buon umore, è molto allegra, mi piace molto. È uno dei parfum, però ovviamente non è un profumo che rimane come un tatuaggio sulla pelle, anche per la sua composizione stessa, che comprende delle note molto ariose. Molto bella ed è una fragranza perfetta anche per le temperature elevate, insomma. Molto bello, Matin Blanc di Yves Rocher. Un'altra fragranza alle rose che ho potuto provare, che ho provato e che mi è piaciuta moltissimo, è una fragranza di Miller Harris, di cui però ho un sample, quindi ho provato, ho apprezzato proprio il sample. Questa fragranza si chiama Rose Silence ed è sul genere di Eau Rose di Diptyque, quindi abbiamo una rosa fresca, anche leggermente acquatica, nel senso di umida, bagnata, molto ariosa. È una rosa appunto che ricorda anche la peonia. Però rispetto a Eau Rose di Diptyque, Rose Silence la sento più morbida e sento molto meno la componente verde che in Diptyque è più accentuata. Contiene delle note di mandarino, di ribes nero, ovviamente la protagonista è la rosa, e nel fondo abbiamo anche il patchouli. Però è una fragranza molto ariosa, molto delicata, eterea, appunto come il nome stesso evoca, è una rosa delicata, silenziosa. È un profumo bellissimo, soprattutto per l'estate e per la primavera, ma è molto molto delicato. Si tratta di uno dei toilette, però per quella che era la mia esperienza attraverso il sample, davvero durava un soffio, quindi è comunque un profumo di nicchia, high cost, perciò ecco, magari è bene considerare un po' tutte le componenti prima di comprare, di acquistare un profumo. L'ultimo profumo di cui voglio parlare è una fragranza di cui sono innamorata, ci tenevo a raccontarvela. Anche in questo caso si tratta di un sample, non ho il profumo, e fa parte di una collezione specifica, esclusiva di Cartier, che si chiama Rivière. Quindi la collezione è Rivière, quindi Rivière di Cartier, e il profumo si chiama Luxuriance. È un profumo fantastico, è questa serie, questa, diciamo, collezione di Cartier vuole andare a catturare, vuole in qualche modo ricreare dal punto di vista olfattivo dei paesaggi naturali. Sono dei profumi estremamente naturali, effettivamente molto fedeli alla natura, al dato naturale. Questo profumo mi ha davvero toccata, nel senso ha dato vita in me delle suggestioni, delle emozioni, perché dipinge perfettamente dal punto di vista olfattivo un paesaggio preciso. Ed è un paesaggio, per quanto mi riguarda, legato alla campagna mediterranea, in questo caso proprio siciliana. Contiene delle note verdi, contiene delle note aromatiche, abbiamo per esempio il rosmarino, abbiamo il mastice, quindi delle note anche resinose, quindi delle resine, si sente anche una nota molto bella di pistacchio, e riesco a sentire anche una nota di foglia di fico, che non è dichiarata nelle note, però devo dire che io percepisco questa nota. Quindi fa davvero pensare magari ad un boschetto di pini in riva al mare, quindi
a quella situazione in cui siamo magari in campagna ma il mare non è tanto distante, però contiene anche una nota di felce, quindi abbiamo una componente anche quasi umida, terrosa, che davvero evoca l'idea di una campagna lussureggiante, estiva, magari dopo un temporale estivo, e nello specifico per quanto mi riguarda una campagna mediterranea del sud. Davvero bellissimo questo profumo, assolutamente unisex, è agrumato anche perché io in esordio sento sicuramente delle note agrumate, però davvero tutto qua, questo è proprio un paesaggio, ecco, un paesaggio dipinto attraverso le note olfattive. Davvero bellissimo. Siamo arrivati alla fine di questo video, è stato più un resoconto veloce dei profumi che ho più utilizzato in questo periodo estivo. Fatemi sapere nei commenti invece quali sono stati i profumi più utilizzati da voi. Ovviamente sono sempre molto curiosa e mi fa piacere condividere la nostra esperienza, la nostra passione per i profumi. Grazie per avermi seguita fino a qui e ci vediamo al prossimo video. Ciao!